Buonasera a tutti, carissimo vescovo Giampaolo. Che gioia per me essere qui nella tua diocesi, davvero. È una grande occasione per me per condividere questo momento specialissimo che la Chiesa ci offre, vale a dire ricordarci che lo Spirito Santo è già in mezzo a noi. Noi invochiamo lo Spirito perché lo Spirito ci è già stato dato. Quindi quando la Chiesa ci ricorda l'importanza di invocare lo Spirito Santo, non è che lo Spirito fino a un momento fa non ci fosse in mezzo a noi, ma attraverso la Pentecoste ci ricorda, la liturgia della Pentecoste, attraverso anche questa veglia di Pentecoste ci ricorda che noi siamo abitati dallo Spirito Santo, che la nostra vita è rinnovata dallo Spirito Santo. E la parola che abbiamo ascoltato è una parola particolarmente bella. È una parola, per fortuna il Vescovo mi ha dato 7 ore di tempo perché è una parola, l'avete già intuito anche voi, oceanica. È di una bellezza, è di un fascino, è di un coinvolgimento, è ricca di particolari. Io potrò soltanto condividere qualche suggestione, ma questo testo è davvero stupendo. Qui c'è l'autore Giovanni, in qualche modo cerca di condividerci quello che lui ha sperimentato. In qualche modo cerca di rendere presente nella vita di ciascuno di noi quello che lui ha sperimentato. E lui aveva capito una cosa: Dio è amore. Già questa affermazione. Dio è amore. Avete visto che nel testo è ricordato ben 2 volte. Dio è amore, la grande affermazione del Vangelo, Dio è amore. Gesù è venuto a rivelarci che Dio è amore. Ma la cosa interessante di questo autore, di Giovanni, la cosa interessante è che per lui questo non è sufficiente. Il fatto di sapere, noi, sapere che Dio è amore è importantissimo, ma non è sufficiente. Non è sufficiente. Basta dare un'occhiata a questo testo e osservate come la sua priorità, se Dio è amore, amiamoci gli uni gli altri. Priorità per dare verità, consistenza, che Dio è amore, altrimenti rimane una mera teoria religiosa. Amiamoci gli uni gli altri. Lui è preoccupato che nelle sue comunità si diffondesse l'amore per Gesù di Nazareth, la novità di Gesù. E come faccio a passare la novità del Vangelo? Se non facendo comprendere che Dio è amore, perché noi ci amiamo gli uni gli altri. Per Giovanni sembra che non ci sia altro modo. Amiamoci gli uni gli altri. E poi rincara la dose, al versetto 11. Noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Sentite come aumenta l'invito. Noi dobbiamo, non è un optional, non è qualcosa che possiamo o non possiamo fare se abbiamo a cuore di testimoniare che Dio è amore. Noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. E addirittura per una terza volta apre una prospettiva. Se ci amiamo gli uni gli altri, quindi capite, amiamoci gli uni gli altri, dobbiamo amarci gli uni gli altri. Terza volta, se ci amiamo gli uni gli altri, sentite le 2 prospettive che apre. Dio rimane in noi. E già questo meriterebbe una riflessione. Dio rimane in noi. Che detto viceversa vuol dire che se non ci amiamo, ecco, avremo come la sensazione che Dio se ne sia andato dalle nostre vite. Questo è un po'. Se ci amiamo gli uni gli altri, primo, Dio rimane in noi. Secondo, e questo mi ha sempre intrigato, Vescovo Giampaolo, secondo, l'amore di Lui è perfetto in noi. Se ci amiamo gli uni gli altri, ma come uno dice, se c'è l'amore di Dio in noi, sarà ben perfetto l'amore di Dio in noi. Per Giovanni no. Se ci amiamo gli uni gli altri, l'amore di Dio è perfetto. Si rende perfetto l'amore di Dio in noi. Sembra quasi che se noi non ci amiamo gli uni gli altri, l'amore di Dio non riesce ad esprimersi in tutto il suo vigore.
in tutta la sua freschezza, in tutta la sua novità, in tutta la sua attualità. Se noi ci amiamo gli uni gli altri, l'amore di Dio è perfetto in noi. Che bello! Solo che ad un certo punto arriva con un'affermazione che ribadisce due volte, precisandola, che è come se, a fronte di quello che abbiamo detto, è come se mettesse le cose a posto. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ci ama, che ha amato noi. Perché noi stiamo dicendo che dobbiamo in qualche modo aiutarci ad amarci gli uni gli altri. Ma a Giovanni, per Giovanni è importante ricordarci: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. E verso la fine, al versetto 19, sentite la perentorietà di questa affermazione. Noi amiamo perché Dio ci ha amati per primo. Non c'è via di scampo. Tutta l'importanza dell'amore di cui abbiamo parlato prima, ma Lui ha detto: guardate che se potremo amarci tra di noi è perché Dio ci ha amati per primo. Questo discorso per Giovanni è fondamentale. Mentre riflettevo su questo testo, in questo passaggio a me è venuto in mente l'episodio di Zaccheo. Avete presente Zaccheo? L'episodio narrato nel Vangelo di Luca, al capitolo 19, se non sbaglio. A un certo punto questo Zaccheo, che era un capo dei pubblicani, pensate che l'autore, per attirare la nostra attenzione, utilizza un termine greco non usato nel greco coevo di Luca, architeloes, un capo dei pubblicani, proprio per attirare la nostra attenzione. Insomma, lui voleva una cosa: vedere chi fosse Gesù, chi fosse Gesù, ed era convinto, straconvinto, che tutto dipendesse dal suo desiderio di vedere Gesù. L'episodio lo sapete: c'era la folla, sale sul sicomoro, Gesù si ferma sotto il sicomoro e Gesù dice a Zaccheo, prima ancora che Zaccheo dica qualcosa o pensi qualcosa o faccia qualcosa: Zaccheo, devo venire a mangiare, scendi, perché devo venire a fermarmi a casa tua a mangiare. Cosa scopre Zaccheo? Fino a quel momento lui era convinto di essere lui a desiderare di vedere Gesù. Pensava che al primo posto ci fosse la sua volontà di fare qualcosa in relazione a Gesù, e Gesù gli cambia la prospettiva. Davanti a queste parole di Gesù, lui scopre di essere lui l'oggetto del desiderio di Gesù. Lui scopre su quel sicomoro che Dio ci ha amato per primo. Lui scopre su quel sicomoro che Gesù lo desiderava prima che lui desiderasse di vedere Gesù. A me piace pensare questa veglia di preghiera come il ramo più basso di questo sicomoro sul quale noi siamo stati chiamati a salire questa sera, per scoprire, per sentirci dire da Gesù e dal suo Vangelo che noi siamo l'oggetto del desiderio di Dio. Quando noi sentiamo Dio ci ha amato per primo, vuol dire che noi non dobbiamo conquistare proprio niente. Noi siamo, direbbe San Paolo, stati conquistati da Cristo Gesù. Noi siamo l'oggetto del desiderio di Dio. Noi siamo desiderati da Dio. E conclude il brano: e questo è il comandamento che abbiamo da Lui: chi ama Dio ami anche suo fratello. Vedete, Giovanni richiama il cosiddetto comandamento nuovo, no? E questo è il comandamento che abbiamo da Lui, il famoso comandamento che al capitolo 13 Gesù dà ai suoi discepoli: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Lo abbiamo sentito adesso nel nostro testo, no? Ma nella prima di Giovanni l'autore evoca il comandamento che era più completo: come io
interessante, perché non dice così voi amate me, bensì così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete, sentite ancora una volta, se avete amore gli uni per gli altri. Approfittiamo di questa occasione, assaporiamo ogni passaggio di questo comandamento. Guardate che la prima lettera di Giovanni voleva evocare proprio questo comandamento. Nel finale, con quell'affermazione potentissima, chi ama Dio ami anche suo fratello, ma perché c'è stato un comandamento nuovo, assaporiamolo, approfittiamolo, assaporiamolo parola per parola, comandamento. Uno pensa in carico, comando, precetto, no? In precetto. Ma secondo gli studiosi, visto il dato il contesto del Vangelo, più che norma, più che regola, qui comandamento vorrebbe rendere l'idea di prospettiva di vita, di orizzonte esistenziale. Vi do una nuova prospettiva di vita, vi apro un nuovo orizzonte esistenziale, vi propongo un nuovo modo di vivere i vostri lunedì, martedì, mercoledì, vi propongo un nuovo modo, una prospettiva nuova di relazionarti con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli, con i tuoi colleghi di lavoro, con un fratello. Ti do un comandamento nuovo, ti do una prospettiva nuova. All'interno della tua aggregazione ecclesiale, del tuo movimento, della tua realtà ecclesiale, ti do una prospettiva nuova, vi do una prospettiva nuova, e nuova non in senso cronologico, nel senso che è l'ultima che arriva, ma proprio in senso qualitativo. Nuovo perché nuova è la persona di Gesù, nuovo perché nuovo è lo stile di Gesù, nuovo perché per Cristo, con Cristo e in Cristo le nostre relazioni, soprattutto intraecclesiali, possono diventare nuove. Perché per Cristo, con Cristo e in Cristo, anche i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre gioie, ma anche le nostre delusioni, anche i nostri fallimenti, anche le nostre paure, anche i nostri timori, possono avere una prospettiva diversa, una prospettiva diversa. Che vi amiate, e qui il termine è proprio, il verbo è proprio agapao, agapate, l'amore stesso di Dio. Guardate che facciate circolare l'amore stesso che circola tra il padre e il figlio. Questo dice l'amore stesso che il padre dona a ciascuno di noi, che il figlio dona a ciascuno di noi, che facciate circolare questo Spirito Santo che è l'amore tra il padre e il figlio. Guardate, sentite il profumo di Trinità, sentite il profumo di Trinità. Quando noi facciamo circolare l'amore tra di noi, questo amore, noi facciamo, secondo il Vangelo, noi facciamo circolare la Trinità nelle nostre relazioni. A me piace tantissimo questo di uni gli altri, questo alleus, a me piace tanto. A me piace tanto perché non è un invito ad amare l'umanità in generale. Non è l'invito a voler bene a tutti, ma è un invito a far arrivare l'amore del padre, del figlio, esattamente a quella persona concreta che abita la tua quotidianità. E prova a pensare proprio quella persona che chiamiate gli uni gli altri. A me questo gli uni, questo allegro si è bellissimo, perché dice reciprocità. Vescovo Giampaolo, professore di morale familiare, no? La reciprocità. La reciprocità dice che non soltanto devo amare qualcuno, ma anche lasciarmi amare qualcuno, che è tipico della reciprocità sposale.
Quindi gli uni gli altri è un'educazione, non soltanto noi a cercare di amare quelli magari della del nostro gruppo ecclesiale, del nostro movimento, della nostra parrocchia, ma anche lasciarci amare dagli altri, con il loro stile, con le loro abitudini, con i loro linguaggi, con il loro modo di fare, con il loro stile di seguire il Cristo. Come io ho amato voi, l'abbiamo detto prima, con l'amore con cui noi siamo stati amati, lo ripeto, non ci dice così riamatevi, ma così amatevi anche voi gli uni gli altri, perché da questo gli altri crederanno, da questo. E io lo so che nel cuore di ciascuno c'è il desiderio di evangelizzare, io lo so. Io lo so che nel cuore di ciascuno c'è il desiderio di portare il Vangelo. Io lo so che nel cuore di ciascuno c'è il desiderio di far arrivare l'amore di Dio alle persone che ci vivono attorno, alle nostre comunità. Ebbene, il comandamento nuovo ci dice che la prima forma di evangelizzazione è cercare di amarci gli uni gli altri tra di noi. La prima forma di evangelizzazione è cercare davvero di amarci un po' di più tra di noi, tra di noi. Questo crea l'unità fraterna, questo crea la fraternità cristiana. C'è un poema considerato il poema nazionale in Argentina, scritto da José Hernández, il Guacho Martín Fierro. Il Guacho è una sorta di cowboy della Pampa, insomma. In un passaggio di quest'opera interessantissimo dice: i fratelli siano uniti perché questa è la prima legge, abbiano una vera unione in qualsiasi tempo, perché, sentite, se litigano tra di loro li divoreranno quelli di fuori. Questo è il dramma. Guardate che quando noi litighiamo tra di noi, in qualche modo non c'è comunione tra di noi, noi veniamo divorati da coloro che magari sono ostili alla nostra proposta di vita. La forma più assoluta, più convincente che il Dio di Gesù di Nazareth non esiste, è litigare tra di noi. Convincere chi non crede in Cristo e nella sua Chiesa, convincerlo che ha ragione, il modo più semplice è litigare tra di noi, è prenderci di mira ed avere l'occasione sempre buona di evidenziare il limite e il difetto di quel cristiano, di quella cristiana. È ovvio che per il Vangelo l'unità non è mai uniformità, e questa veglia lo testimonia. Quelle luci lo testimoniano. Non è mai università. Dante nel paradiso, nel secondo cielo, il cielo di Mercurio, dove ci sono, pensate, gli spiriti ferventi per il bene, a un certo punto dice, per bocca dell'imperatore Giustiniano, dice: diverse voci fanno dolci note. Giustiniano sta cercando di spiegare a Dante che paradiso è gioire dei diversi gradi di beatitudine, della diversità della gioia presente in tutti gli altri. E lui, sentite qua il genio di Dante: diverse voci fanno dolci note. Solo 5 parole, questo è il decasillabo, tra il resto del lessico più comune, diverse voci fanno dolci note. Eppure com'è bello, questo è il decasillabo. Diverse voci fanno dolci note. Pensate che profezia
per questo nostro tempo, abituato a due situazioni: la monotonia, cioè il martellare continuo di un'unica nota e il porno magari attraverso i social, oppure la cacofonia, che è il sovrapporsi di parole una sopra le altre senza seguire uno spartito. Ecco che lo Spirito Santo, che noi questa sera invochiamo, è quel direttore d'orchestra che può rendere le nostre relazioni intraecclesiali un'autentica sinfonia. Un'autentica sinfonia. Ecco perché a Pentecoste la Chiesa ci invita a invocare, a seguire il direttore d'orchestra, che è lo Spirito Santo, che, parola di Gesù, ci insegnerà ogni cosa e ci ricorderà tutto ciò che ci ha detto. Tutto ciò che ci ha detto. Abbiamo bisogno di imparare questo, perché questo direttore ci educherà ad unire le nostre relazioni intraecclesiali. Guardate che a un certo punto San Paolo dice nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, dice: abbiate gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. E lui, secondo alcuni studiosi, visto il contesto ecclesiale, potrebbe essere reso con: abbiate gli stessi, abbiate non in voi, bensì tra voi, gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. E l'unico che può realizzare questo nella nostra vita è lo Spirito Santo. Concludeva il brano che abbiamo letto: chi ama Dio ami anche suo fratello. E per concludere ho pensato di evocare alcune indicazioni di San Paolo che nella sua concretezza potrebbero darci degli spunti. Ovviamente il testo che prendo in considerazione è molto lungo, ma io prenderò soltanto due idee, perché il rischio è essere come quei biblisti. Avete presente quei biblisti con la giacca e cravatta? Quei giacca e cravatta che vanno a parlare alle veglie di Pentecoste. Avete presente? Che fanno bene, no? Ma dopo bisognerebbe parlare con la loro moglie. E chiedere alla moglie se tutte quelle parole sull'amore si realizzano. Perché c'è uno scritto, perché il rischio che resti tutto teoria, questo è il dramma, questo è il dramma, che resti tutta una mera estetica religiosa, ma il Vangelo vuole innervare le nostre vite. San Paolo l'aveva capito in uno dei suoi scritti, tra l'altro uno tra i più impegnativi, la lettera ai Romani, nella prima parte, che grosso modo potremmo dividere in due parti, fino all'ottavo capitolo c'è la cosiddetta parte dogmatica, e tra il resto dove cerca di far comprendere come lo Spirito abita, sia stato riversato in abbondanza. Noi siamo abitati dallo Spirito del Signore e quindi siamo chiamati proprio a sviluppare una vita spirituale, nel senso più denso del termine. Ma aveva paura, dopo dal capitolo 9 al capitolo 11 c'è un excursus circa la relazione tra la Chiesa e Israele, ma dal capitolo 12 Paolo probabilmente aveva paura che tutto quello che aveva detto nei capitoli iniziali rimanesse nella teoria. Allora fa una sorta di verifica per cercare di capire al capitolo 12 se quanto era stato detto sullo Spirito Santo, sull'importanza di far circolare questa carità, questo amore, fosse qualcosa di concreto nelle nostre comunità. Al capitolo 12 lui inizia con questo incipit, prima di dare delle indicazioni, con questa impostazione: non conformatevi a questo mondo. Non conformatevi a questo mondo. Noi siamo chiamati ad amare questo mondo e essere inseriti in questo mondo, ma non conformatevi a questo mondo,
ma questa avversariera è fondamentale, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, perché noi siamo ciò che pensiamo. E è interessante che Paolo non dica buttatevi al vostro modo di pensare, ma lasciatevi trasformare nel vostro modo di pensare, in particolare su come far circolare l'amore di Dio. La carità non sia ipocrita, inizia così, e giù una serie di indicazioni pratiche, detestate il male, attaccatevi al bene, eccetera, non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito. Ma io riprendo due indicazioni che secondo me sono una messa in pratica di quanto abbiamo letto nella prima lettera di Giovanni e di quanto abbiamo riascoltato del comandamento nuovo. Ad un certo punto Paolo dice, sentite, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Io lo so che qui a Chioggia tutti parlano bene gli uni degli altri, vero? È vero, gareggiatevi, proegumenoi, in greco, guardate che bisognerebbe tradurlo con anticipatevi, precedetevi, fate a gara nel parlare bene gli uni degli altri. Ma vi immaginate se facciamo così? Cosa succede? Cosa succederebbe? Anticipatevi. Il rischio è di fare a gara a parlare male degli altri. Noi abbiamo fatto nostro il comandamento nuovo se riusciamo in qualche modo ad anticiparci a parlare bene degli altri. Ma basta una cosa concreta: tu ti trovi con un tuo amico, con un tuo compagno di cammino, di fede, eccetera, e vieni fuori una critica, una mormorazione, un giudizio un po' severo su qualcuno del tuo movimento, della tua aggregazione, o di un altro movimento, di un'altra aggregazione, della parrocchia. Provate a pensare se in quel momento tagliaste questa catena, la tagliate, e inizi tu a dire invece qualcosa di bello per primo dell'altro carisma, dell'altro cammino. Ma sì, guarda, hai ragione, forse loro fanno così, però è anche vero che fanno una, si gareggiate nello stimarvi a vicenda, amatevi gli uni gli altri. Seconda indicazione, che per me è impressionante, rallegratevi con chi è nella gioia. Dopo dice piangete con chi è nel pianto, ma lo dice dopo, prima dice questo, perché se non sei proprio un pezzo di marmo, se qualcuno soffre piangi con chi è nel pianto, però puoi fingere nella tristezza, ma nella gioia no. Nella gioia rivedi chi sei, rallegratevi con chi è nella gioia. Tra il resto, in greco è karein metakairon, è lo stesso termine utilizzato dall'arcangelo Gabriele per Maria, karein che caritomene, rallegrati. Noi dobbiamo avere la stessa gioia della madre di Dio con chi? Con chi è nella gioia, cioè amatevi gli uni gli altri. Concretamente vuol dire riuscire a mettere al primo posto la gioia dell'altro, al primo posto rispetto alle mie ragionevoli preoccupazioni, alle mie ragionevoli stanchezze, ai miei ragionevoli dubbi. Rallegratevi con chi è nella gioia. A volte mi si dice, vescovo Giampaolo, che il miglior amico è quello che è presente nel momento del bisogno. Ma quello è un assistente sociale? Quello è un assistente. Il miglior amico è quando tu hai successo, seduto in prima fila, batte le mani più forte di tutti. Rallegratevi con chi è nella gioia. Questa è autentica profezia dell'amore di Dio in mezzo a noi, trovare qualcuno che parla del... Pensate se ci conoscessero, quelli lì non fanno altro che parlare bene di tutti. Ve lo immaginate? Parlare bene di tutti. E concludo. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Quanta dignità in questa fraternità.
È tutta questione di amore, dell'amore di Dio e del nostro amore, è tutta questione di essere innamorati. È come se lo Spirito questa sera suscitasse nel cuore di ciascuno di noi questa domanda: ma tu di chi sei innamorato? Quando saremo davanti a Gesù all'Eucaristia, chi è l'amore del mio cuore? Di chi sei innamorato? Lo Spirito Santo ci farà innamorare innanzitutto di Gesù di Nazaret, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, ci farà innamorare del suo stile, ci farà innamorare dei suoi sentimenti, ci farà innamorare della sua missione, ci farà innamorare del suo modo di vedere la realtà, ci farà innamorare della sua Chiesa, ci farà innamorare di questa Chiesa, della Chiesa concreta nella quale noi siamo chiamati a vivere. Facendo mie le parole di una mistica del 1400, nella vita di ogni giorno i giusti camminano, i sapienti corrono, ma gli innamorati